fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Come le supposte abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel, se Nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Ognuno per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Buonasera e benvenuti. Io non so se ci sono perché non mi sento sulle cuffie. Aspetta, vediamo se c'è un'altra cuffia dove mi posso sentire. Eccola questa. Ma mi sento? Elsa, eccolo. Qui? No, non mi sento nemmeno qui. Dove è alzato? Dove è abbassato? Buonasera a tutti intanto. Dietro. Ah, qui, ok. Ma i cursori questi delle cuffie? Ah, ok. Vabbè, non funzionano comunque, però voi mi dite che mi sentite da fuori? Ah, ok, perfetto. Allora siamo in diretta, oggi facciamo senza cuffie. Buonasera a tutti, scusate per questo inizio. Non sarà che voi in qualche modo... No, perché oggi c'è una bellissima giornata di sole e con noi ci sono le ragazze della Oros, l'associazione che cura bellissime iniziative sui Monti Martani, che ieri ci ha portato a fare un bellissimo trail che è stato... diciamo rovinato tra virgolette da una giornata di pioggia clamorosa, ma questo ha fatto uscire tante altre qualità di queste ragazze. Grazie Giorgia, grazie. Benedetta, buonasera. Oggi visto che ho chiamato Benedetta la prima volta. Meno male. Voglio dire, grazie dai, quella a te che ci hai invitato per commentare la giornata di ieri, che dire pioggia è dire poco, perché era proprio una giornata da diluvio universale. Io penso che ai primi di maggio non era mai successa una cosa del genere. Eravamo preparate alla pioggia, ma non alla situazione di ieri, però non ci possiamo lamentare, soprattutto visti i commenti dei partecipanti, che invece anzi vediamo sempre un riscontro positivo. Più il tempo è brutto più si divertono, e però ecco, siamo riusciti anche però a farli divertire in sicurezza, perché nonostante il tempo il percorso era tracciato,
le persone sul percorso a dargli conforto c'erano, quindi no? Sì, soprattutto indicazioni, insomma, lungo il percorso da parte di tutto, insomma, il nostro staff e dei volontari, te, Tommy e Alessandro. E devo dire sì che nonostante le condizioni avverse, comunque l'evento è riuscito, certo. Beh, devo dire che veramente chi non c'è stato non può capire che cosa è successo ad un certo punto. Tant'è vero che avevate pensato anche a un certo momento di sospendere la gara per logicamente per causa di forza maggiore, perché pioveva in orizzontale a un certo punto, vento. Pioggia, sì, tutte le attrezzature che c'erano lì all'arrivo, alla partenza. Tra l'altro bellissima l'idea di partire, arrivare sotto l'arco, è eccezionale, insomma, secondo me è una gara che merita molto di più e che non dovete, insomma, perdere il coraggio di riaffrontare. No, di riandare avanti, certo. No, ammetto che ieri un pochino, un attimo abbiamo ceduto, però ecco, ci siamo subito rincuorate con viste le reazioni di chi ha partecipato. Mm-mm. E quindi ci dà la forza per ripresentare una nuova edizione. Sfideremo ancora una volta il tempo, perché non dovrà vincere lui su di noi. Però sì, la paura c'è stata, perché il tempo era terribile a Carsoli e temevamo per chi era soprattutto in cima, perché si parlava di grandine, anche di un po' di nevischio, quindi situazioni nebbia, quindi c'era scarsissima visibilità. Molti atleti hanno avuto, insomma, difficoltà nel vedere le balise, tutti i nostri, insomma, riferimenti che abbiamo posizionato lungo il sentiero, quindi c'è stata per noi anche la difficoltà di gestire un po' tutto il resto, insomma, non solo alla base, ma eravamo ovviamente preoccupati anche per gli atleti, ma anche per tutto lo staff. Assolutamente. Sì. Poi ci siamo dovute reinventare, perché sì, l'aria era bellissima, si prestava assolutamente per l'evento. Avevamo ideato e ipotizzato una situazione diversa e sul momento abbiamo deciso di spostare il ristoro in una zona un pochino più sicura, anche se più lontana dalla zona d'arrivo. Ci dispiace anche per chi ha fornito il ristoro, ricordiamo la macelleria Quintili, che aveva portato addirittura una roulotte vintage, quindi poteva essere tutt'altro scenario, però è andata bene uguale, perché anche il ristoro è piaciuto, i premi pure siamo riusciti, insomma, a darli, a consegnarli, certo. E quindi, dopo, dai, racconteremo tutte queste cose, anche perché io il panino con la porchetta di buon Quintili me lo sono mangiato e quindi dopo vi racconterò com'è andata. Nel frattempo un pochino di musica, vedo di risolvere un po' di cose tecniche e ci sentiamo tra un po'. Traffic jam when you're already late, and no smoking shine on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and meeting his beautiful wife. Isn't figure
Abbiamo risolto anche i problemi tecnici, ora mi sento in cuffia, quindi riesco a mandare anche la musica, a sentire tutto quello che succede. E insomma, stavamo dicendo che a parte la pioggia, molte cose positive invece. Sì, molte cose positive, perché comunque, insomma, l'evento è riuscito. Quello che ho sentito dire un po' da tutti è che sì, è un trail ovviamente duro, però è un vero trail. E quindi è l'amante cosa... del trail fa una gara vera. Sì. È quello che ci dà più orgoglio forse, perché i partecipanti erano un po' meno di quelli che prevedevamo, e però forse chi partecipava era veramente l'amante del trekking puro, perché hanno detto proprio erano non solo il percorso ma anche le condizioni sono quelle ottimali per un trail. Difficile, tecnico, lo diceva Fabio, l'abbiamo riscontrato ieri anche nei partecipanti, l'hanno detto proprio, perché è un vero trail e questo noi ci fa piacere, perché noi puntiamo a quello, no? Certo. Quindi. E dicevate prima dei premi, diteci un po', descrivete un po' quello che è successo nella giornata di ieri. Sì, anche perché poi col fatto che non abbiamo potuto far funzionare casse, musica, microfono, quindi con un po' di problemi a livello di logistica, abbiamo solo parlato con la nostra voce, quindi abbiamo premiato. E non abbiamo in realtà quello che poteva essere giusto invece dire anche quali erano i premi, ringraziare gli sponsor che sono stati tanti ad aiutarci. Lo facciamo qui oggi. Bravo. E abbiamo premiato i primi 10 uomini e aiutami per a ricordare. Sì. Il primissimo era una maglia tecnica del negozio Mastarucci, quindi negozio sportivo di bici. Secondo premio gioielleria Saia, ovviamente li nominiamo e li ringraziamo tutti quanti. E braccialetto uomo, braccialetto donna. Invece terzo posto Compression di Decathlon, che era stato anche il nostro sponsor anche per i pacchi gara, che erano dei porta pettorali, e anche per il percorso, dandoci il nastro Decathlon come bandelle appunto. Sì. Per tracciare il percorso. E quarto premio e quinto premio invece erano produttori locali aderenti al GAT, gruppo di acquisto locale. Nello specifico birra della Beer Lab, due ragazzi simpaticissimi, Anna e Alex. Alex è stato anche presente e ci ha fornito la birra al ristoro, birra artigianale che tutti hanno apprezzato. Sì. E invece quinto premio, liquore e biscotti grissini dell'azienda agricola La Radice. Noi è un altro nostro obiettivo, quello di collaborare con le aziende locali e valorizzarle, insomma, sì. Il territorio. Beh, questo è fondamentale come sì. cosa, creare una rete sul una territorio rete, sì. È fondamentale per poter andare avanti e per raggiungere gli obiettivi che sono quelli di valorizzare, promuovere e far conoscere il nostro territorio. Ultimi premi, dal sesto al decimo invece delle borracce. Sì. E poi in più, i 10 uomini e 10 donne sono stati forniti dei prodotti cosmetici da parte della FAE, che è una linea Oleam di prodotti insomma biologici per la cura del corpo. La FAE cioè, sì. Ha anche una linea di prodotti. Lì c'è Michela di mezzo, sicuro. C'è Michela di me, la figlia. Non lo so. Via, prodotti cosmetici. Sì. Immagino probabile. Che ci sia Michela. Sì. In mezzo a questa e cosa. Poi i messaggi. Poi anche i coupon da Salusterni. Okay. Per un massaggio gratuito, sempre per i 10 uomini e le 10 donne. E poi, in ultimo ma non ultimo, abbiamo avuto anche l'estrazione finale tra tutti i partecipanti, non quindi solo quelli in classifica, ma tutti quelli che sono rimasti presenti al ristoro. L'estrazione di una bicicletta gentilmente offerta da La Biciclario. Quindi... E chi l'ha vinta sta bicicletta? Francesca Lodato. Sì. Ma in dai, Francesca di Amelia, la seconda classificata. Esatto. Premiata in doppiamente classifica. Premiata. Hai capito? Bravissima. Brava Francesca. Tra l'altro Amelia ieri ha fatto, tra le donne, ha sbancato la classifica. Perché sì, perché Patrizia Giannini. Patrizia prima classificata, Francesca seconda. Tra l'altro, se vi ricordate la classifica, possiamo anche dirla. Se volete vi do anche del tempo. Bravo. Nel senso che grazie. Io vado con la musica. Benissimo, voi sì. preparate la classifica e tra un po' scopriremo chi ha vinto ieri il Running dei Monti Martani. Go wrong when the sound of hurling
E allora siamo pronti con la classifica. Ce l'abbiamo, dei primi tre classificati uomini e prime tre classificate donne. Allora, in primo uomo è Marco Capocci, che ha chiuso il percorso in 2 ore 04, quindi veramente un fulmine. Ricordiamo 20 km. 20 km, esatto. Tesei Moreno e Saccani Paolo. Per le donne invece, come dicevamo poco fa, Patrizia Giannini, Francesca Lodato e Palenga Chiara, terza posizione. Bravissime tutte quante. Hai il risultato di Marcheggiani, così facciamo un doppio servizio. Diciamo anche il risultato della Ternana Marathon Club. Ok, 23° posto, 2 ore e 53 minuti. Bravissimo, bravissimo anche Andrea, che ieri era l'unico partecipante in maglia rossoverde. L'altro rossoverde ieri partecipava come carzule, che è Ismaele Cocciolo. E anche lui immagino che sarà andato benissimo. 12° posto, 2 ore e 31. La miseria, ma che ci avete, essere guasti? È bellissimo, perché loro mentre tutti faticavano in montagna, io e Cagli mangiavamo il panino con la porchetta. No, siete stati d'aiuto anche voi, soprattutto morale. Soprattutto Cagli, perché io iniziavo a mangiare molto prima. Stavo nel primo incrocio dietro l'angolo, dopo 5 minuti avevo fatto. Però sì, hai visto anche i nostri scleri, erano le battute al punto giusto per tirarci su. Cercavo di riportare un pochino di calma laddove logicamente vedevate una situazione che un po' precipitava, ma ve l'ho detto, siete state assolutamente bravissime a mantenere la calma, perché alla fine l'avete mantenuta, e a prendere le giuste decisioni nel giusto momento. Quindi è andato tutto bene. Ci sentivamo poi ieri, perché poi vi abbiamo dovuto lasciare perché avevamo un pranzo di compleanno, quindi continuavamo a seguire l'evento attraverso i messaggi nella chat. A un certo punto ve l'ho scritto, ma sono arrivati tutti, è finita, perché c'era proprio questa ansia, anche da parte nostra, sì, questa ansia. Allora dice sì, tutti arrivati, tutti sani e salvi, e questa era la cosa già stai a metà. Principale, visto ho saputo che qualcuno voleva venire con i bastoncini di carbonio, quando abbiamo visto che tirava giù dei fulmini abbiamo pensato ok, meglio che qualcuno ci farà da parafulmine. E tornando invece agli atleti, teniamo a precisare che anche quest'anno la partecipazione è stata eterogenea, non solo ovviamente Ternani, ma anche i primi in classifica venivano da Lago di Fiastra, quindi insomma non solo Ternani, non solo regionali, quindi Lazio, anche questo vuol dire che il messaggio riesce ad arrivare anche oltre i confini, se così li vogliamo provinciali definire. E anche quello è buono, perché l'obiettivo è quello, no? Di
di farci conoscere, di coinvolgere quanti più atleti possibili, insomma. Cioè, ti è spiaciuti? L'unica cosa che non abbiamo potuto ieri realizzare è stata la passeggiata, il trekking, ma chiaramente quello con quelle deve condizioni essere un piacere, in quel caso sarebbe stata esatto, una sventura. Con quelle condizioni, ecco, già è stato difficile mettere insieme una bella squadra che partisse, certo, per la esatto, corsa, insomma, esatto. Anche la camminata era veramente, sarebbe stata veramente troppo audace, infatti, e pericoloso, perché poi ecco, parliamo di tutta un'altra cosa, nel senso, una camminata deve essere fatta in sicurezza, in tranquillità, non si può andare in quelle condizioni. Sicuramente è una manifestazione che può crescere, che deve crescere, e che ecco, quest'anno ha visto tantissime novità, perché mai eravate partite da Carsule. E credo che questa novità farà un po' il giro in questo anno, verrà visto, verrà... Speriamo. Non saranno in tantissimi a poterne parlare, perché ieri veramente i coraggiosi che hanno affrontato la montagna, alla fine numericamente non sono stati tantissimi, ma credo che ne parleranno tutti bene, come ne parleremo bene noi che vi abbiamo dato una mano per organizzare e che abbiamo trovato effettivamente un ambiente bellissimo, perché ho detto, io e Alessandro ci siamo divertiti ed eravamo effettivamente dispiaciuti di non potervi dare una mano, di lasciarvi lì in quelle condizioni. Vero che avevate la mano di tantissime altre persone, perché logicamente siete voi in cinque come associazione, ma poi avete tutte le famiglie, i fidanzati, tutte persone che vi vogliono bene e che vi seguono, e si vede che insomma la cosa è fatta con un certo amore, e questa cosa la trasmettete, quindi io su questo continuerei a puntare, e noi ci siamo affezionati, quindi avete visto, già stiamo lanciando, ma la scena non si fa, ma quando, quando? L'aspetto ludico e l'aspetto aggregativo di tutto questo è alla base, quindi insomma da parte nostra come squadra speriamo di coinvolgere sempre più persone che riescano a darvi una mano e a partecipare alla gara. Questa volta insomma era abbastanza complesso, quindi anche i camminatori, il gruppo di camminatori che doveva venire la sera, ma guardate, mi ha fatto di guarda, noi domani ne sa che non veniamo. Tutta una buona volontà. Ho allargato le braccia, che vogliamo e fare. Comunque le hai menzionati te, sì, ci teniamo anche noi a ringraziarli, non finiremo mai di ringraziarli, abbiamo detto che il ruolo dello staff era fondamentale, e lo è ancora di più considerando che non siamo un'associazione sportiva, non ci basiamo sui nostri soci, ma veramente sull'affetto delle persone a noi più care, che al di là degli amici e dei parenti, anche delle associazioni amiche, che cioè il supporto loro è preziosissimo per la realizzazione dell'evento. Noi cinque curiamo nei minimi dettagli, siamo tutte un po' così precisine, perché ci teniamo a fare l'evento nel miglior modo possibile, però comunque non ce la faremo se non avessimo il supporto delle persone. Le vogliamo anche menzionare, le associazioni, ovviamente. Per l'Anamaro Club, chiaramente. È già più facile. L'associazione Merice. Merice, esatto. E le associazioni poi aderenti alla FIE, quindi la Track and Trail, Narni 360, le persone anche di Narni che hanno collaborato anche al di fuori dell'associazione. E sicuro mi sfugge qualcuno? Ma sicuramente. Ma sanno che le ringraziamo. E ovviamente ringraziamo anche chi ci ha ospitato, quindi l'area archeologica di Carsule, tutto lo staff che ci hanno supportato e supportato in tutto questo periodo di organizzazione. Anzi, anche perché ci hanno anche invitato, cioè dice non mollate, rifacciamo qualcosa insieme, ripresentatela qua, loro vogliono collaborare, quindi sì, li ringraziamo e li tranquillizziamo che qualcosa rifaremo sicuramente con loro. Anche perché insomma, organizzare all'interno di Carsule, a me è capitato con gli eventi, non quelli sportivi, ma con un concerto, e so che organizzare le cose all'interno di Carsule non è affatto semplice. Mi sembra che qualcosa sia cambiato, che sia un pochino più accessibile. In passato era proprio problematico anche soltanto metterci il piede dentro, quindi vedo che c'è un'apertura, questo mi fa ben sperare, perché logicamente è un'area bellissima che deve essere valorizzata, ma ci devono aiutare le associazioni a valorizzarla, perché certo, se poi tutto certo è difficile, logicamente le associazioni si allontanano. In questo caso invece abbiamo visto che la collaborazione c'è stata, è stata forte, e insomma mi sembra che... Sì, sì, noi temevamo quello che dicevi te, in realtà ci hanno aperto le porte subito, sono stati fin da subito disponibili non solo al dialogo ma anche insomma, a collaborare per la realizzazione.
e quindi già è tanto, no, che ti danno lo spazio, come se entrassi, certo, a casa di qualcuno, anche se l'archeologico ovviamente è un bene di tutti, però non è scontato, quindi anche di quello ne siamo contente e di esserci riuscite, insomma, quindi anche di aver aperto una nuova strada, una nuova collaborazione anche per i futuri eventi, anche, certo, anche per noi, anche se non fosse solo quello sportivo, anche se non fosse solo per Ramming, insomma. Certo. Allora, io... Mi metti comunque proteggi? Sì. Wow. Hai mai spoilerato la... ma non è, no, da tutti mette Vinicio, no. Vabbè, oh, ma la bettina di classe, dire. Non è che qui stiamo bettinando le bambole. Allora, io non so se voi rimarrete o come avete come avevate detto alle 15:30, sì, andate per andare a lavorare probabilmente, sì, cosa, sì, che sapete, qui ci sono, c'è gente fortunata che fa lo speaker radiofonico e quindi non lavora. Allora, io vi ringrazio della vostra presenza. Grazie. Logicamente siete sempre invitate se volete a venirmi a trovare in radio. Ci siamo tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 15 alle 16. Parliamo di questo, gli argomenti sono questi, quindi quando volete venire siete, grazie, benvenute. Grazie mille, ci ha fatto solo che piacere raccontare la giornata di ieri. Grazie, grazie. Speriamo di raccontarne tante altre. E adesso sentiamo Ovunque proteggi di Vinicio. Del cerchio di un anello e ancora mi innamora e mi fa sospirare così, adesso e per quando tornerà l'incanto. Trovi stanco, se mi trovi spento, se meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo e per poco e non basta ancora ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te, vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, se non sono tornato. Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore. Escono le ragazze della Oros e rientra Micaela, che carina, ci parla della Race for the Cure. Mamma mia, hai capito, carinissima questa staffetta. Ma perché effettivamente le donne non sono quelle so attive. Non so se è per Moroni, per radio passeggiata. Beh, per Moroni, per Moroni. Per la corsa in generale.
Ma per Radio Passeggiata chi ci viene? Chi ci viene? Tutto, venite tutte per no, me. No, non dire così, siamo ospiti, anzi se ringraziamo. No, siamo ospiti, ma io stamattina ho incontrato Santocchia che mi ha detto che stava una settimana in ferie. Oh, hai capito? È minaccioso. Cioè, una settimana in ferie, ma ti rendi conto? Da quando? Non penso da ieri, da oggi, oggi è lunedì. Ecco, allora salutiamo Santocchia, tanti baci, tanti ciao. E infatti, hai visto, cioè, hanno lasciato qui Alessandra da sola. E dietro al bancone che si che muove come una marmotta. Non dispiace perché comunque donna, è comunque donna, tutte le donne va bene, apprezzatissime. Va bene, facciamoli più complimenti alle donne, una dai. Rivoluzione. Facciamoli. Fammi andare in due. Dicevamo. Allora, riprendiamo l'argomento Race for the Cure con Micaela, perché la Race for the Cure si avvicina il 19 sì. maggio. Eccolo, se lo guardi ti risponde. Roma. Roma, causa direi importantissima, impossibile mancare. Sappiamo che tantissime persone già stanno iniziando a contattare Micaela, che ha e noi anche in sede abbiamo il blocco per fare le prenotazioni per la Race for the Cure. Vi ricordiamo che se prendete il biglietto per la Race for the Cure, comunque noi vi facciamo trovare il pacco gara, la borsa, esatto, in da sede. Noi in sede, anche se non parteciperete, quindi vi do comunque un'altra piccola notizia, che proprio dopo domani, mercoledì, andrò alla sede della Comen a Roma per l'ultimo incontro, diciamo, prima della l'ultimo incontro organizzativo prima della race stessa, e ritirerò le prime magliette, le prime borse gara. Benissimo, benissimo. Quindi per chi già si è iscritto o si sta iscrivendo fino a mercoledì, abbiamo questa possibilità, e poi faremo insomma un secondo turno la settimana prossima, perché come dicevi te i tempi ormai si stringono. Bene, cos'altro dire? Cos'altro dire? Io metterei una cosa un pochino più allegra rispetto a quella che ho sentito quando sono arrivata, allora, perché io mai demoralizzato allora, le ragazze dell'ora, sì, in maniera sono uscite allora, proprio, allora, c'erano parte il viso, parte il fatto come che dire, qui il DJ sono io, è vero, vero, quindi, verissimo, cioè, no, verissimo, però non voglio intromissioni, però se diciamo il DJ è umorale, vabbè, mettiamo qualcosa di più frizzante allora. Ci risentiamo tra qualche istante dopo questa canzone infrizzante. Opportuna la paura per una cultura diversa, chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto, non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso, impossibile, vengo dall'universo, la rotto perso, che vuoi che ti dica, tu sei nato qui perché qui ha partorito una figa, in che saresti il migliore, fammi il favore compare, qui non c'è affare che tu meritare, sei confinato ma nel tuo stato mentale, io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna, io non sono sano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso, io non ti porto iella né fortuna, io sì, ti porto sulla luna. No, è una proposta inopportuna. Dividi la terra, uomo, io voglio la luna. Io non so.
non provengo da nazione alcuna. Io sì, io vengo dalla luna. Io non sono sano, io non sono pazzo. Io non sono vero, io non sono falso. Io non ti porto iella né fortuna. Io sì, ti porto sulla luna. Abbiamo dato una sferzata, una botta dai, di adrenalina sì. Con questo pezzo già il tempo è così del Sor Caparezza. Beh vabbè, mo il tempo non è colpa mia. Comunque è variabilissimo, perché quando sono arrivato c'era un sole qua dentro che spaccava le pietre, e invece adesso vedo che si è alzato il vento, si è rannuvolato. Ma no, in realtà questo maggio è un po' strano. È un maggio che sembra un po' novembre. Un po' particolare. Io volevo salutare Emiliano Severoni, perché ogni volta che tocco i volumi qui, tra l'altro sì, ho alzato tutto a palla e... vabbè, qui potrei toccare anche queste cose qua. Sta scrivendo Emiliano? No, non mi scrive, però adesso che vede che tocco tutti i volumi qui sopra, insomma, magari... qualche cosa fa, magari mi dedicherà un video, che sai che è partita una produzione di video, delle cose nostre, cose. Cioè abbiamo delle chat private dove ci mandiamo dei video un po' particolari, ma sì sì, dopo te faccio vedere un paio di cose. Niente di scandaloso. Però, no, è tutto focalizzato sull'uso dei volumi all'interno di Radio Passeggiata, che è sempre motivo che di discussione. Ci vorrebbe un tecnico fisso. Infatti io voglio il tecnico fisso. Santocchia, perché sei andato in ferie? Tu devi fare il tecnico fisso. Il tecnico in radio. Oppure Emiliano, perché non fai il tecnico fisso qui durante... Pensa come ti diverti qui con le nostre trasmissioni a fare il tecnico fisso. Da direttore di Mega Galattici a tecnico. Emiliano non ci è venuto mai a trovare in trasmissione. Se non sbaglio, ci sarà un motivo perché gli tocco i volumi. Dai, facciamo un appello. È perché gli tocco i volumi. Vogliamo qui. Allora, io volevo spostare un attimino l'attenzione su quanto è successo ieri all'Isola d'Elba, dove Francesco Bianconi e Susanna Monzo hanno fatto la mezza dell'Isola d'Elba. Applausi per loro. Applausi per loro, applausi per Francesco, che ormai è un veterano, ma soprattutto per Susanna, che ha fatto una prestazione fantastica. Cerco di ripescarla qui indietro tra i messaggi della chat. In 1:48 una mezza molto dura, perché poi logicamente molto nervosa la mezza dell'Isola d'Elba, come potete immaginare l'isola non è piatta e quindi è un po' come farla di Ibiza e chi l'ha fatta può capirlo. E con un tempo impegnativo, diciamo. 1:48, perché... tra l'altro classificata 22esima generale e seconda di categoria, quindi per Susanna, che è veramente... Parliamo delle donne, ecco. Susanna poi è da poco che corre, ma è una ragazza che ci mette tantissimo impegno e sta andando veramente al di là di qualsiasi traguardo ideale. Cioè proprio sta facendo... Si sta divertendo tanto e sta raggiungendo risultati, e questo la motiva ancora di più ad andare avanti. Sì, ieri in chat arrivavano tutti i complimenti della squadra, della Ternana Marathon Club, però insomma allarghiamo il giro e veramente... E infatti ieri anche Federico Leonardi ha corso a Vigone, lui vive a Torino, è un nostro iscritto, porta la nostra maglia sempre nelle gare intorno a Torino, e vi leggo che cosa scrive alla fine della gara di ieri.
Oggi pensavo di correre una mezza anonima in un paesotto della campagna torinese e invece il vincitore indossava la magnifica canotta arancione con su scritto Io corro, che ricordiamo essere il nostro partner, a caratteri cubitali. E a metà gara sento di nuovo urlare Forza Ternana. E niente, mi sono sentito subito a casa. Questo di nuovo, perché non è la prima volta infatti che succede. Tra l'altro era a Vigone la mezza di Varenna, quindi anche particolare, guarda che... Un successone per i colori rosso-verdi, non so se si vede, ma c'è la medaglia a forma di ferro di cavallo, come logicamente in onore di Varenna. E per cui ecco, anche ieri rosso-verdi sparsi un po' ovunque, in Toscana e in Piemonte. E la settimana prossima, cioè questa che viene, saremo anche questa volta impegnati in tantissime possibilità diverse. Vi ricordo che l'11 e 12 a Spoleto, alla palestra Unique, faremo una 24 ore indoor di camminata e corsa sul tappeto, quindi una cosa un po' particolare, tra l'altro tutta... tra l'altro tutta una serie di eventi correlati, considera che tu davanti, io dietro con la frusta che ti faccio correre sul tappeto. Questa cosa dell'indoor è un po' però... Abbiamo un tappeto da coprire per 24 ore. Spiegala bene se c'hai tutto, coraggio. E tutto è anche in questo caso destinato alla beneficenza per il Sorriso di Teo, ma per tante altre associazioni degli amici di Spoleto. E quindi direi insomma di dare massimo appoggio. Iniziano ad arrivare le prime adesioni, ma ancora siamo un po' così, ma come tutto un po' lenti, un po' come tutto il resto delle attività. Tipo domenica 12 c'è a Perugia, partenza da Piazza 4 Novembre, c'è la Grifonissima, una storica gara di Perugia di 10,5 km, mentre a Terni c'è la mezza maratona delle acque, quindi ce n'è per tutti i gusti. Ancora vedo che la gente un po' galleggia, anche perché forse guarda, perché è indecisa, ma guarda il meteo, è tornato l'inverno e allora vedrai che l'indoor avrà successo. Però cose da fare tantissime e soprattutto l'indoor, io vi ricordo che l'indoor potete farlo anche se farete la Grifonissima o la mezza maratona delle acque, perché vi scegliete un orario che non si sovrapponga con quello delle gare. Più di questo non posso dire. Fondamentale portare i colori rosso-verde. Certo, quello come sempre, assolutamente. Ma come ci sempre. Ci piaceva quello dove stavi. Questi? Sì. Mo però sì, me ci devi piacciono, dire quale. Sono colorati, ma alla fine queste nuove, le nuove? Tutto, sì. Ma ci questa? Piace tutto. Ci piace tutto. Questa? Sì, questa. Vai. Un po' di vita. Doors to let me in, shattered windows and the sound of drums.
viva la vita, viva la vita. Io e... faccio ormai la portiera della radio. Esatto. Apre e chiude la porta. Apro la porta, chiude la porta. Carina sta cosa. Sì, sì, beh, io risparmio tempo, ti sto qui da sta parte. Diciamo che tu alzo. Ho capito che vuoi il tecnico, la segretaria. Tecnico, la segretaria e voglio la barista, tutte donne. E voglio alzare ed abbassare i volumi come cacchio mi pare. Preferibilmente tutte donne. Sì, perché ma io guarda, su questo sempre lavorato in questo modo, sono assolutamente più affidabili, non ci sta niente da fare. Ma tu dovevi essere presente ieri, sì, vedere come queste io cinque... Io ti seguivo da casa, da quasi dal divano di casa, l'unica cosa guarda, che ho visto è stato il modo GP in diretta. Guarda, non avevo dubbi che tu con quel tempo fossi spiaggiata sul divano mentre io e Cagli stavamo in mezzo ai boschi con le ragazze della Oros. Però veramente queste ragazze ieri hanno dimostrato una forza d'animo prima di tutto, ma poi certo, insomma bravissimo a livello organizzativo a gestire una situazione che a un certo punto era diventata veramente complicata. Difficile, ricordiamo sì, sì, che cos'era, era un... È la, il trail uscita dei Monti Martani, prima abbiamo avuto ospiti le, Benedetta e Giorgia che ci hanno parlato insomma di quello che è successo ieri, noi eravamo presenti e insomma un bel nubifragio su Carsule, ma loro hanno gestito la situazione alla grande, ma soprattutto veramente grande spirito, ma tra di loro sono state fantastiche perché si sono date una mano l'una con l'altra nonostante la situazione portasse a veramente a un isterismo, ecco, facile, cioè a un certo punto avrei sbattuto la capoccia, c'è stata molto radiofonico, però c'è stato un momento, ma soprattutto col capoccia qui presente, col capoccia una battutona, oh, in doppi sensi, ridiamo e no, a un certo punto era veramente fare la buchetta e buttarsi nella buchetta e ricoprirsi perché c'è stata pioveva in orizzontale, poi logicamente c'era tutta la parte relativa al cronometraggio, certo, tutte queste cose certo, così era un casino, vai, copri con le buste, metti cose, cioè nella pioggia, il freddo, perché faceva anche freddo, ma nonostante quindi, questo queste ragazze si sono portate a casa tanti di quei complimenti rispetto all'organizzazione. Tra l'altro ci stava Luca Quintili con sì, lo stand, chiamarlo stand è riduttivo, cioè aveva una rulottina che ha rimesso a posto, una rulottina del 63, tutta messa carina, tutta con colori verde acqua, dove distribuiva dei panini fantastici, ecco, logicamente la regina del panino era la porchetta, certo, ma poi c'erano panini con le verdure e quant'altro, e ecco, tra l'altro ieri con Luca che ha effettuato il ristoro, una mia vecchia conoscenza, ho preso un po' di contatti perché organizzarci un eventino con una cosetta del genere non sarebbe no, affatto male, veramente delizioso era. Poi andate sulla pagina Oros, diciamolo sì, e andate a vedere le foto della manifestazione di ieri, perché ecco, trovate delle perle. Tra l'altro c'è questo arrivo meraviglioso sotto l'arco, sì, partenza sì, e arrivo sotto l'arco di Carsule, bellissimo, veramente. Dicevamo già in una precedente puntata, insomma, è molto facile trovare da noi delle ambientazioni così scenografiche, dei paesaggi così belli, e questa sicuramente, la corsa di ieri era una di quelle, peccato soltanto il tempo. Trovate le foto sulla pagina è Oros sì, Monti Martani, e lì c'è anche falla vedere foto, anche in video così. Aspetta, eccola. Sì, una di queste. Aspetta, non mi ci sta dentro. La pagina, andiamo, vedere ok. Così. Facciamo vedere così, vedete sotto l'arco di San Damiano a Carsule, okay, fa riflesso. Ecco, Oros, forse. Eccola. E la pagina altrimenti è... sembra che l'arco sta in passeggiata, esatto, invece non lo troviamo a Carsule. E la che pagina... è la nostra città antica, bellissima. La città dei Celti, la pagina è Oros Monti Martani. Mamma mia, fa sempre più riflesso. Vabbè. Ok. Severo, come devo fare? Okay. Aiuto, help, Severo. Comunque è questo. Oros Monti Martani, trovate anche le foto della manifestazione di ieri, e noi siamo giunti quasi alla fine, per cui io inizio a scegliere la canzoncina della fine, però prima di scegliere della fine della puntata. Fine puntata, però ecco, io ricorderei di... Allora c'è un problema, che Calcutta è uno di quelli che blocca lo streaming, no, e quindi non lo posso mettere.
Che devo fare? Non è colpa mia, ma è colpa di Seroni. Tommy DJ. Dopo Seroni mi dice: ah, t'ha bloccato. Voglio ospite, vogliamo Emiliano qui. Sì, no, lo voglio qui anche perché così mi dice tutto quello che posso e non posso fare in diretta. Ma perché poi quello radiofonico in realtà è lui e te siamo due schiaffi, esatto, che provano, esatto. A fare non si sa che cosa. Metto questa. Vai, revival. Allora, abbiamo detto che questa domenica ce ne andiamo. Innanzitutto a Spoleto, sul tappeto, all'interno della palestra Unique, una 24 ore indoor dove almeno 24 valorosi rossoverdi dovranno alternarsi sul tappeto e portare avanti questa iniziativa benefica degli amici di Spoleto, giorno e notte, dalle 19 del sabato alle 19 della domenica. Contemporaneamente a Perugia ci sarà la Grifonissima e molti di noi già sono iscritti alla Grifonissima e tanti altri saranno alla mezza maratona delle acque a Terni, una domenica bella piena, bella, un fine settimana anzi bello pieno, insomma state con noi, divertiamoci insieme. A partire da questa 24 ore mi dovete dare una mano a riempire questo tappeto. La settimana successiva ci saranno altre cose che poi vi diremo da giovedì, di cui vi parleremo in giovedì. Sicuramente iniziate a pensare alla Race for the Cure perché i biglietti vanno via che è un amore. Assolutamente sì. E così poi se prendete subito il biglietto domani Micaela va a Roma. Mercoledì Micaela va a Roma. Avremo la possibilità di avere le prime potrebbe borse. Avere il primo quindi giovedì primi ci partigare. Vediamo in trasmissione con la maglietta. Fantastic. Allora, detto questo, lanciamo l'ultimo pezzo del pomeriggio. È un pezzo bellissimo che parla di noi. Vediamo. Ciao.